Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, ci avviciniamo finalmente alla ripresa del campionato, il giorno della Befana. In questo momento mi trovo a Pegomas, su questo campetto in cui mosse i primi passi, pensate, Zinedine Zidane, in arte Zizou, che è ricordato anche all'ingresso di questo centro sportivo da un mosaico. Sono qui col mio ricondizionato, col mio cellulare ricondizionato Regen, vi invito sempre fino al 6 gennaio ad utilizzare il codice sconto GLR o sul sito regen.info andando di persona a Cusano Milanino in via Italia 3 per vedere le grandi novità cellulari, PC, insomma ci sono sconti super. A 48 ore da Bologna Inter, noi invece... Noi, io, poi, quando se noi giornalisti usiamo il plurale maiestatis, vabbè, a 48 ore da Bologna-Inter vi parlo di mercato, perché il mercato è scattato e qualcosa di nuovo effettivamente c'è, ovviamente tutto secondo me per giugno. È il giorno di André Onana. André Onana, con un volo privato da Yaoundé in Camerun, è impegnato in Coppa d'Africa, è arrivato a Milano, ha sostenuto le visite mediche e quindi presumo che a breve verrà dato l'annuncio ufficiale del contratto quinquennale con l'Inter. André Onana è il portiere del futuro. Portiere del futuro, questo non vuol dire tagliare fuori Handanovic. Io già da un paio di estati caldeggiavo ovviamente la necessità di avere un portiere in grado, a giudizio dei dirigenti, a giudizio di Inzaghi oggi e di Conte prima, di essere l'erede di Handanovic, subentrandogli un po' per volta. Vorrei ricordare che Handanovic ha messo in fila prestazioni molto molto autorevoli ultimamente, per merito della difesa, ma anche suo non ha preso gol, e quindi prima di pensionare Handanovic, il problema è certamente sul taccuino a 37 anni dei dirigenti dell'Inter, ci penserei. Per questo poi dobbiamo verificarlo, Onana. Sicuramente è stato verificato sia da Conte sia da Inzaghi che Radu non può essere l'erede di Handanovic, se no avrebbe giocato qualche partita, no? E invece è stato davvero utilizzato da Conte col contagocce, praticamente mai da Inzaghi. Quindi André Onana, camerunese, sarà l'erede di Handanovic. Però io ho sempre pensato sul concetto portieri ad un subentro graduale, cioè mi spiego, per me quello che fece la Juventus con Buffon e Szczęsny, il primo anno ad esempio Buffon giocò molto più di Szczęsny, Szczęsny era vice campione d'Italia con la Roma all'epoca, secondo me è la strada giusta, perché prima devi verificare, hai un portiere di esperienza che è all'Inter da tanti anni, come era Buffon alla Juve da tanti anni, inserisci ovviamente Onana e poi pian piano le gerarchie cambiano, perché è giusto che sia così, perché lo sa anche Handanovic. Oddio, poi nel caso della Juventus con Buffon non andò così, perché il secondo anno, quando Buffon si accorse che avrebbe giocato meno lui di Szczęsny, se ne andò al Paris Saint-Germain, salvo poi ritornare ed accettare il ruolo di vice. Io credo che il capitano dell'Inter, Samir Handanovic, che ha una considerazione massima nello spogliatoio, l'abbiamo sentito anche nell'intervista, insomma, no, di Lukaku, dove poi alla fine con una bella multa di 600.000 euro, come prevedevo, si è sistemato tutto questa tregua armata col Chelsea, poi vedremo a fine stagione. Ecco, però Lukaku ha proprio raccontato che lui è stato la seconda persona che Inzaghi, quando è diventato allenatore dell'Inter, ha chiamato, perché la prima, come giusto che sia, è stato il capitano Samir Handanovic. Un grande capitano, ragazzi, ogni tanto ve la prendete col portiere, io vi sopporto poco su questa vicenda, lo sapete, anche perché adesso bisogna poi verificare Onana. 5 anni di contratto, che possiamo dire di Onana? Ragazzi, non è che lo conosca, è un altro parametro zero, perché ovviamente l'Ajax ha dato il permesso all'Inter di espletare tutte le procedure per tesserare Onana dal 1 luglio. Ricordo che Onana diventerà dal 1 luglio un giocatore dell'Inter. E secondo me si alternerà con Handanovic, per come la vedo io. Poi, insomma, vedremo se naturalmente ci saranno nuove sorprese. Quindi il giorno di Onana... Secondo me questo è un portiere che l'Inter cercava da molto tempo, si è mossa con grande intelligenza, sono mossi con grande intelligenza Marotta e Ausilio, e comunque il portiere del futuro, quindi sarà il camerunese Onana.
Vediamo poi, perché dovrà ovviamente mettere in panchina a suon di prestazioni Handanovic, e secondo me non è facile. Allora, risolto il problema del portiere, vediamo le altre novità. Allora no, questa è la spesa di mia moglie, quindi insalata, formaggi, vabbè, non mi interessa. Allora, andiamo sulle altre novità, giro la paginetta. Ma c'è sempre questa cosa di Vecino, Gonzalo Villar, che proporrebbe l'Inter alla Roma, questo scambio, ma io onestamente non lo so. Poi, per carità, io mi arrendo, perché nel caso eventualmente Ausilio e Marotta individuassero in Gonzalo Villar la contropartita sempre ottima per arricchire il centrocampo dell'Inter, mi arrendo, ma io non cederei mai Vecino per Villar, onestamente. Adesso, da un giorno dicono che la Roma lo vuol fare, non lo vuol fare l'Inter, un giorno dicono che lo vuol fare l'Inter e non lo vuol fare la Roma, vabbè, poco importa. Devo dire che poi stiamo lavorando già ora sul brasiliano Bremer del Torino, lo sapete, perché nel pacchetto difensivo a giugno perderemo uno dei tre, non Bastoni, spero proprio non Skriniar, al limite, se proprio dobbiamo perdere qualcuno, anche se mi dispiace, sarà De Vrij. De Vrij, che appunto va verso i 30 anni, il 5 febbraio mi pare che faccia 30 anni, e quindi al suo posto viene individuato Bremer. Averlo subito è impossibile, perché il Torino non lo cederebbe mai, anche perché le contropartite che può offrire l'Inter per averlo subito sono le solite, no? Kolarov, Sensi, l'onnipresente Vecino, ma francamente non credo che Bremer possa essere una questione affrontabile adesso. Cominciamo a portarci avanti, perché il giocatore piace a molti e ne parleremo casomai a giugno. Sulle altre cose direi, allora, di Vecino Villar vi ho parlato, di Onana che è la vera notizia del giorno, Andre Onana ho detto, di Bremer ho detto, ma insomma ci sarebbe da continuare a parlare ancora di Julian Alvarez, attendendo il procuratore a Milano nei prossimi giorni, Fernando Hidalgo, questo 21enne che sembra muovere in pratica, ripercorrere le orme un po' di Lautaro nel River Plate, ha già segnato un sacco di soldi, ha una clausola di 20 milioni che però l'Inter non intende pagare. Attenzione però, perché come tutti i giocatori che esplodono in Argentina, e lui ha già fatto veramente tantissimi gol, c'è la concorrenza da vincere, un po' di concorrenza, tra cui mi dicono, quella del Manchester United, e quindi vabbè, ma sono tutte situazioni insomma che noi affronteremo a giugno. Quindi Onana è la notizia del giorno, ma devo dire che siamo già al countdown verso Bologna-Inter, saremo i primi a riprendere questo campionato, poi naturalmente Milan-Roma e Juventus-Napoli, con tutte le squadre che sono in qualche modo falcidiate dal Covid. Vabbè, abbiamo tempo di parlarne, torno a fare la mia corsetta, ragazzi, e qui da Pegomas, dal campetto sul quale mosse i primi passi niente po' di meno che Zinedine Zidane, in arte Zizou, vi saluto e vi bacio. A presto, ragazzi, e viva l'Inter, anche da qui, buon Dio, viva l'Inter!